Sì, guarda, siamo un gruppo nuovo, come ti avevo detto qualche settimana fa, abbiamo fatto tante amichevoli e che penso che il modo migliore per allenarsi è giocare. E in qualche amichevole abbiamo fatto bene, qualcuna un po' meno, però è normale con i carichi di lavoro in ritiro così. E oggi stiamo un po' meglio, anche abbiamo già trovato qualche giocata anche migliore con i ragazzi nuovi e quindi niente, siamo contenti, adesso da domani cominceremo a pensare al Trento. Tante volte si pensa al bomber come quello egoista, invece mi piace di te che spesso torni ad aiutare la squadra, lo si vede in diverse situazioni. Il sacrificio è un elemento fondamentale per un gruppo. Sì, qua siamo tutti uguali, tutti i giocatori, ovviamente chi ha più esperienza e chi meno. È giusto che io che faccio l'attaccante, è normale che il mio compito è fare gol, però io sono un giocatore che dipendo tanto dai miei compagni, quindi è giusto che io devo dare una mano a loro e poi loro dovranno essere anche bravi a aiutare me a darmi i palloni giusti, però sì, è giusto che ci diamo una mano a vicenda. Il mister voleva tanto l'aumento della velocità del giro palla e anche del gioco in verticale. State migliorando in entrambe le situazioni. Sì, oggi un po' meglio, ti ripeto, l'avversario era quello che era, anche se il primo tempo avevano ancora un po' di gamba, il secondo poi sono un po' crollati anche dal caldo. Però stiamo lavorando, il mister ci chiede questi concetti e speriamo che mano a mano, col tempo, la fiducia di farli sempre meglio. L'intesa con Redan, con gli Azraq, sembra funzionare parecchio. Sì, i ragazzi sono abituati a un altro calcio, ecco, io sono stato in Olanda 6 mesi a giocare, quindi più o meno so da dove vengono e quindi sto cercando insieme ai miei compagni di dare una mano loro, però hanno delle qualità e le devono tirar fuori adesso anche che iniziano le partite importanti, ma piano piano li stiamo cercando di integrare e di aiutare.